In passato ho provato a cercare le tracce dell'ispirazione di qualche artista nel mondo antico, però non mi ero mai cimentato con un artista moderno e con il suo rapporto con il mondo antico, in particolare con quello etrusco. In particolare, in realtà, pur avendo forse conversato così leggermente qualche volta, non mi sono mai occupato di Marino Marini, che per me era uno scultore dei cavalli, dei cavalieri, delle pomone, è soltanto quello che sapevo di lui. E il mio interesse però è stato in qualche modo suscitato alla fine degli anni 90 dalla scoperta in una libreria di Firenze di questo libriccino, Marino Marini, sono etrusco. È chiaramente una dichiarazione indubbiamente curiosa per un etruscologo. E quindi l'ho acquistato, una piccolissima cosa, ed è in realtà una intervista di uno scultore svedese che si chiamava Staffan Nilén. A un certo punto, quando l'intervistatore gli dice: ma scusi, ma il mondo etrusco è stato per lei fonte di ispirazione? Ecco, Marino Marini pare che abbia fatto un sobbalzo e abbia detto: no, io sono etrusco, con me i Martini e in me rinasce l'arte etrusca. Noi abbiamo continuato laddove loro hanno lasciato. Ed è chiaramente una dichiarazione di intenti, una dichiarazione programmatica, e vedremo come questa affermazione trovi effettivamente le sue ragioni d'essere nel periodo della formazione, tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento. In una lettera scritta alla sorella Egle, la poetessa, lui diceva: cercavo la mia fisionomia, cioè la mia vera natura, ma non la trovavo nei greci, perché i greci erano troppo sereni. Questa è una dichiarazione estremamente significativa, perché parla di un pregiudizio classicistico di marca winckelmanniano che ancora agli inizi del Novecento dominava negli studi della storia antica e soprattutto, in particolare, nei confronti del mondo antico. Winckelmann riteneva che il momento culminante dell'arte antica fosse connaturato, fosse legato al momento della classicità greca, al V secolo avanti Cristo, quando i greci, unica popolazione secondo lui del Mediterraneo, avevano raggiunto quella particolare serenità, quel particolare equilibrio intellettuale che permetteva loro di attingere le vette dell'arte. Nelle parole di Marini, in questa frase che lui ha inviato alla sorella, secondo me c'è ancora il ricordo di questa impostazione critica verso il mondo antico. Ed è, c'è tra le righe, il rifiuto del classicismo, come anche però il rifiuto dell'impressionismo e anche il rifiuto delle avanguardie. Marino Marini è nato a Pistoia nel 1901, quindi è a tutti gli effetti un uomo del Novecento e nasce in un momento in cui c'è una grande svolta nella cultura artistica europea. Quindi c'è un rifiuto da parte di Marini, ma di altri suoi contemporanei, di questa serie di movimenti artistici che le hanno preceduto. C'è un vero e proprio ritorno all'ordine in Italia, avviene attraverso la scoperta degli Etruschi. Francesco Sapori, un critico, scrive nel 1934, riconosce tre filoni della scultura italiana e dell'arte italiana. Quello che è più interessante è questo gruppo di scultori che, secondo lui, sono sensibili alla suggestione dei padri etruschi. Come mai c'è questo interesse per il mondo etrusco? Perché qualcosa è avvenuto. La scoperta nel 1916 dell'Apollo, del grande Apollo che cammina e delle sculture che lo accompagnavano, che decoravano intorno al 500 avanti Cristo il tetto di un edificio sacro a Veio, ha effettivamente costituito una novità assoluta. Il pregiudizio accademico, diciamo così, prevedeva che gli etruschi non sapessero creare nulla, ma dipendessero nelle loro manifestazioni artistiche pedissequamente dal mondo greco. Ebbene, l'Apollo di Veio introduceva un elemento di novità, metteva in evidenza come in questa scultura si dovesse identificare e sottolineare il carattere italico, qualcosa di completamente diverso da quello che era il mondo ellenico, il gusto e l'orientamento e l'ideologia ellenica, e soprattutto qualcosa che si poneva come un elemento più prossimo al gusto primitivo, come in altri movimenti storico-artistici, come nel romanico rispetto alla classicità che l'aveva preceduto, come nel gotico, come nell'arte popolare negra e come, e questo è molto importante, nella pratica dell'arte contemporanea, che è alla base anche dell'etrusca. Sono naturalmente le affermazioni di grande impegno che però hanno
caratterizzato e hanno fortemente influenzato l'orientamento critico di archeologi e anche di storici dell'arte. C'è tutta una serie di giovani scultori che vengono chiamati nuovi etruschi. Il problema è che dobbiamo capire che cosa significava etrusco, cosa voleva dire etruscità per questi artisti. E vuol dire, per esempio, Massimo Campigli si dichiara più volte etrusco, ma se andiamo a vedere che cosa lui poi ha fatto, ecco, guarda, un confronto possibile con i ritratti del Fayum, con altre cose del mondo antico. Cos'è dunque questo sentimento etrusco, questo orientamento, questo filo etruschismo degli scultori degli anni 20 e 30 del Novecento? Vedete, uso di materiali poveri e primitivi, si rifiuta la pietra nobile, il marmo, perché è troppo lucido, perché è troppo accademico, perché è troppo lisciato, e si cerca del materiale che viene ritenuto arcaico, fra tante virgolette, quindi l'argilla, la pietra poco lavorata, le arenarie, pietracce, effettivamente la pietra fetida in altri ambienti, per esempio nel Chiusino, la piccola bronzista, e il legno, anche il legno dipinto. E poi si cercano forme plastiche elementari, elementari, l'uso del graffito, anzi c'è proprio il gusto di graffiare le superfici per renderle più scabre, e questo tentativo di spezzare la chiusa cornice dell'accademismo per tornare a una presunta autenticità, una presunta originalità. In qualche modo l'archeologia influenza la scultura del Novecento. Una delle prime, delle primissime, dei primissimi echi della grande scoperta di Veio è stata identificata in questa stilografia. Pare compendi in sé due modelli. Da una parte un modello come potrebbe essere l'antefissa dell'alluvio e dall'altra parte la testa dell'Apollo di Veio. Sembra abbastanza convincente come cosa, e la data di realizzazione della stilografia così antica, 1918, ne fa veramente un piccolo caposaldo, la cui importanza storica va sottolineata. Anche altri nomi si possono fare per questo gusto, diciamo, etruscofilo. Per esempio, Bianchi Paninelli ricordava che lo scultore Burdel diceva che la plastica etrusca ha più sangue e più carne, più vita di quella greca. Ancora una volta la contrapposizione fra questi due mondi artistici. E anche Sironi aveva una particolare predilezione per l'Obeso di Chiusi, che è questa straordinaria scultura del III secolo a.C. prodotto appunto a Chiusi da maestranze etrusche. Fra questi nuovi etruschi, il più importante è sicuramente Arturo Martini. Lui dice alcune cose che sono veramente interessanti. Loro, cioè gli etruschi, mi hanno dato un linguaggio e io li ho fatti parlare. E questa è anche questa è una dichiarazione di poetica abbastanza chiara, si capisce abbastanza bene. E soprattutto è interessante quest'altra notazione. Arturo Martini ricorda nelle sue memorie che il direttore del Museo di Villa Giulia, il grande Giglioli, gli aveva dato il permesso di stare a Villa Giulia, cioè al museo, fino anche fuori orario, e stasse lì tranquillo. Lui c'era stato un paio d'anni, dice, e dopo essere stato 2 anni avevo capito tutto sulla scultura degli Etruschi e potevo rifarle mille sculture. Io sono il vero Etrusco, loro mi hanno dato un linguaggio e li ho fatti parlare. E la citazione di prima, però se andiamo a guardare però le opere di Martini, in generale sono opere che di etrusco hanno ben poco. Oppure quell'altra figurina lì a sinistra che è stata messa accanto a un'antefissa dell'Etruria meridionale, insomma più di che un suggerimento. O anche questo bel gruppo, le stelle, ovviamente un piccolo capolavoro, chiaramente si ispira non tanto a un monumento etrusco ma quanto a uno dei più famosi monumenti della Grecia classica, cioè un'opera di Figlia del frontone orientale del Partenone. E anche un'opera di questo genere, questa a sinistra, la Chimera, ebbene, in realtà non è una chimera, o meglio, di chimera ben poco, sia la struttura, quella coda, eccetera, ma se lo confrontate con quella che tutti sapevano essere la chimera per eccellenza, quella che è conservata al Museo Archeologico di Firenze, ci troveranno ben poche somiglianze, mentre invece il modello fondamentale è chiaramente la lunga capitolina, quindi un monumento, se non medievale, quindi di etrusco anche questo, non può che avere. E arriviamo finalmente al nostro Marino Marini, che dichiara delle cose molto specifiche, ancora una volta. Dice, sono nato lì, sono nato in Toscana, in quella zona dove i nostri nonni, ma i nonni erano quelli là, cioè erano quegli etruschi, la radice monta ancora a quelle manifestazioni, ancora una volta si parla di etruschi, è una civiltà che ancora esce dalla terra, cioè le scoperte recenti di cui parla più volte lui, e che nutre ancora dei personaggi. Opere dello stesso Marini, che si affaccia alla scultura dopo un periodo abbastanza lungo in cui si è dedicato alla pittura, dove non c'è nulla che possa
avvicinarsi all'Etruria antica. Ecco, anche nelle prime opere dei primi anni venti, veramente le fonti di ispirazione possono essere diverse, ma in questo caso di Etrusco non c'è niente. E in queste altre sculture, tutto tondo, un pochino più recenti, possiamo trovare degli echi del mondo classico, ma qualcosa che si possa connotare, ancora una volta, con l'etichetta di Etrusco, non c'è niente. La lettera mandata alla sorella, che ho già menzionato prima, lui dice, non la trovava questa ispirazione, questa fonte di ispirazione, che si adeguasse veramente alla sua matrice intellettuale, non era nell'arte greca classica, ma preferiva naturalmente l'arte greca arcaica, quella che gli interessava di più. Ma quando andiamo a vedere, anche in questo caso, queste fonti vanno di volta in volta precisate. Per esempio, guardiamo queste due quadrighe. Quella del 43 è chiaramente legata a un'ispirazione greca arcaica. Vedete qual è il modello, è chiaramente una metopa del Tempio Cilice di Punte. La quadriga è praticamente rispettata, soltanto il cavallo di sinistra ha la testa rivolta verso la sua sinistra, invece nella metopa greca lo schema è simmetrico, quindi anche il cavallo di destra ha la testa rivolta dall'altra parte. Però chiaramente il modello è questo. Ma se andiamo a vedere invece l'opera del 41, si potrebbe indicare in questo caso un modello etrusco effettivamente. C'è una serie di urne di Volterra nelle quali i cavalli, se si rovescia lo schema nel quale sono rappresentati, presentano dei notevoli punti di contatto. Ma in realtà non è questo il modello. Il modello è invece sicuramente un monumento romano, un monumento dell'Arco dei Severi di Leptismania, dove vedete lo schema che è rovesciato. I tre cavalli presentano un'iconografia confrontabile con quelli dei marini, mentre il cavallo di destra volge la testa dall'altra parte, esattamente come nella creazione di Marini. Dichiarazioni sempre del Marini del 37. Il mio amore per la realtà lo devo forse agli Etruschi, e questo è effettivamente qualcosa che si può constatare nelle opere dello scultore. Lo scultore utilizza queste superfici anche molto semplificate, nelle quali spesso lo scultore stende il colore. Marino Marini aveva un atteggiamento, diciamo, particolare, molto singolare nei confronti della scultura, perché lui la definiva un'arte dei primitivi, in ciò probabilmente rivivendo una frase del Martini, che diceva: cultura lingua morta come la scultura, la scultura come un linguaggio di popoli dimenticati, come il greco antico o il latino antico, diciamo quello latino, insomma. E quindi una scultura di popolazioni che non ci sono più, un linguaggio di popoli primitivi. Gli aspetti più importanti della scultura di Martini sono essenzialmente tre: le pomone, cioè le donne nude, i cavalli, i cavalieri, i nostri, e i ritratti. Su queste sculture è opportuno leggere quanto ha detto Giovanni Carandente: tutte le sculture coeve al popolo, cioè le sculture realizzate intorno al 1928, rivelano la declinazione arcaicistica, cioè questo riferimento al mondo più antico, al mondo classico, ma più antico, all'età arcaica, e il riflesso scansionato e sornione dell'ammiccante sorriso dietro cui il mistero etrusco si cela. Ma tutto sommato risponde al vero, mica tanto. Riguardiamo queste tre sculture e vediamo invece quali potrebbero essere i loro riferimenti. Il ritratto di Magnelli assomiglia moltissimo alla testa di Karl Aper, anche perché lo dice lui stesso. Uno degli elementi più importanti della sua ispirazione erano secondo lui quelli egizi. Le pomone, per esempio, di Etrusco non conservano nulla. Lui stesso dice, le mie pomone possono in qualche modo riferirsi alla scultura greca. Ma in realtà, quando andiamo a vedere esattamente, anche le pomone in realtà non trova il suo modello nel mondo antico, ma lo trova in un'opera di Aristide Maillol. Entrambe poi fanno riferimento a un quadro famoso, che è quello di William Orton, nel quale si vede l'Afrodite di Cirene, che è chiaramente stata imitata da Maillol, e quindi non un modello antico direttamente, ma un modello ancora una volta della contemporaneità. Allora, l'opera più importante, l'opera per la quale inequivocabilmente tutti accettano l'idea che ci sia un modello etrusco alle spalle, è quella scultura che è stata nominata Popolo nel senso che rappresenta due personaggi del popolo
Ci sono, la scultura ha avuto due stati. Il primo stato prevedeva che le figure tagliate all'altezza della vita avessero le braccia e le mani atteggiate in una sorta di estraneo iunzio, secondo un modello antico. Ma subito dopo, e quando soprattutto il gruppo fu esposto a Parigi, subito la scultura fu spezzata, le braccia furono tolte, si aprirono queste grandi lacune, questi grandi squarci sul petto delle figure, e la statua effettivamente assunse anche un altro aspetto che la rendeva più vicina a questa sensibilità per l'antico, come fosse un grande frammento di un gruppo maggiore. Tutti, ripeto, sono concordi nel ritenere che il modello che sta alle spalle di questa scultura stia nel gruppo degli sposi esposto a Villa Giulia, a Cervete. Carandente, parlando di questa scultura, dice che esistono effettivamente dei disegni del nostro artista che ritraggono sarcofagi ed urne dei musei di Cerveteri e di Tarquinia. In realtà questa affermazione è un po' singolare, io ho provato a cercare questi disegni e ho trovato soltanto due disegni che sono pubblicati in uno stupendo cataloghino di Filippo De Pisis del 1941, senza particolari provenienze, senza altre indicazioni, ma effettivamente questi disegni, che sono quelli di sinistra, molto probabilmente riproducono con molta libertà delle urne o dei sarcofagi etruschi. Dove può aver trovato l'ispirazione? Può essere andato a Villa Giulia a vedere il museo? Può darsi, sono documentati dei viaggi di Marini a Roma prima del 1928. Però direi che non c'è nessuna notizia specifica sulla sua visita al museo. Allora l'idea che è venuta a me, ma ho visto contemporaneamente è venuta anche un'altra studiosa, è che questa immagine abbia colpito la fantasia di Marini non tanto per una visione diretta del capolavoro etrusco, quanto piuttosto per averlo visto in un libro. È possibile che quell'immagine che compare in due tavole del Ducati abbia in qualche modo influenzato l'artista. Se li mettiamo accanto, qualcosa rimane del modello, ma c'è anche in questo caso, a mio parere, se il modello era quello, ancora una volta ha rovesciato lo schema. Se il gruppo del popolo rappresenta la relazione monumentale di un'ispirazione etrusca, diciamo così, in Marini, è soprattutto nel ritratto che credo si possano individuare i riferimenti più puntuali. Marini è consapevole che il ritratto rappresenta uno dei momenti più importanti della sua attività artistica. Quello che Marini ha cercato nel ritratto è essenzialmente la sua poesia, l'essenza fondamentale di una faccia che egli trova non nel complesso della costruzione, ma può trovarlo in un elemento, anche un elemento soltanto, in una smorfia, in un tratto del volto. Nello stesso periodo, Bianchi Bandinelli definiva il ritratto, la ritrattistica etrusca, come caratterizzata proprio da elementi di quel tipo. È curioso che un artista e uno studioso, un archeologo, eccetera, abbiano individuato con tanta sintonia gli elementi caratterizzanti del ritratto come genere artistico. Voglio attirare la vostra attenzione su un gruppetto di ritratti che si danno fra il 31 e il 37. Si sviluppano in 6 anni, 7 anni, però a me sembra che una unica linea costruttiva tutti li regga in maniera abbastanza omogenea. E mi sembra anche di aver individuato nelle pagine di Pericle Ducati un monumento, che è questo qui di destra, una testa che proviene da Bagno Regio, che può avere in qualche modo ispirato, può essere stata una delle tante ispirazioni alla base di quel gruppo di ritratti così caratterizzato. Se noi li poniamo uno accanto all'altro, come io ho fatto, mi sembra che non ci sia bisogno neanche di troppe parole, a cominciare dal ritratto della baronessa Treves del 1931, oppure un po' meno convincente forse questo ritratto del 33 del Vittorio Pompeora, molto simile mi sembra quest'altro dell'avvocato Vecchi, ancora la signora Verga e soprattutto questo bellissimo ritratto di Fausto Melotti del 37. Questo si spiega non solo in questo caso con la visione forse dell'immagine sul libro di Pericle Ducati, ma probabilmente con una visita diretta al Museo di Firenze. Quando è possibile indicare un modello più o meno convincente per le opere di Marini, questo modello è stato riprodotto subito con uno schema invertito. Se questo è vero, non è soltanto una sensazione personale, penso che questa sia una tecnica per
allontanarsi immediatamente dal modello per creare subito qualcosa di originale e poi lavorarci sopra e elaborare altre cose. Faccio vedere un altro paio di esempi, i cavalli e i cavalieri, qui vedete una sintesi, però sui cavalli sappiamo, i cavalieri, soprattutto sappiamo che il modello non era certamente antico, il modello era questo, era la statua di Enrico II, quindi una cosa medievale, nella cattedrale di Bamberg, quindi lì sappiamo che lui stesso dice il modello era quello, non c'è problema, però io penso che qualcosa di più si possa dire. Su questo cavallo del 1939, il corpo è naturalistico, ma vedete la parte finale delle gambe che sembrano degli stecchi? Ecco, mi pare che una possibilità di un riferimento, se non un confronto, ci possa essere con un grande bronzo del Museo di Firenze che, nello stato attuale, si presenta privo della parte inferiore delle zampe, con la coda mozza, con la criniera molto corta. Ma nello stesso anno 1939 il Marini realizza due modellini, uno di 15 cm, quello che come vedete è privo della parte inferiore delle zampe e ha la coda mozzata. Io penso che quel modellino possa effettivamente essere legato al bronzo del Museo di Firenze. E ancora, sempre dello stesso anno, 1939, c'è un'altra creazione di 18 cm, quindi molto piccolo anche quello, nel quale le zampe sono ricostruite sulla base di quello sopra, mi sembra evidente. E io penso che questi tre monumenti del 1939 di Marini siano tutti legati in uno stesso circuito, i due sono bozzetti e uno è l'opera maggiore. Significativo mi sembra questa cosa qua, i giocolieri, sui quali Marini elabora più volte le sue creazioni, ce ne sono diverse versioni e una di queste presenta questi singolarissimi pantaloni che saranno quelli di un arlecchino, forse in alcuni casi sono quelli di un arlecchino, ma hanno una somiglianza veramente singolare e inattesa con un gruppetto di bronzetti che a quei tempi stavano esposti al Museo di Siena. E finisco con un altro pezzo che dovrebbe metterci, questo per tranquillizzare tutti quelli che forse non sono stati convinti della mia esposizione, perché ci deve mettere in guardia su accostamenti troppo, troppo facili. Questo stupendo, una delle creazioni più straordinarie di Marini, questo cavallo del 1952, ci sono anche delle varianti, un cavallo che forse sta stramazzando sulle zampe anteriori che si sono piegate, forse si sta alzando faticosamente, può ricordare cose che sono realizzate, figure di cervidi, soprattutto cervidi, scambetti, eccetera, che sono diffusi nella ceramica greca geometrica e anche in quella etrusco-geometrica in Etruria. Però anche lì, a disposizione del nostro maestro, non c'era niente o quasi niente, se non su pubblicazioni specializzate. L'unico pezzo che era pubblicato su una rivista che poteva essere cascata in mano era questo qua. Però in quel momento dove stava Don Marino Marini? Stava in Svizzera, dove naturalmente, come tutti sanno, è fiorito un vastissimo commercio di opere d'arte antica, e chi può dire che non ci sia capitato sotto l'occhio uno di questi vasi che negli anni 60 dovevano cominciare a circolare, di ceramica geometrica recuperata anche in Etruria.